Salve a tutti ragazzi e bentornati su AttiGaming, qui con voi ancora Esid, siamo nuovamente su Diablo 3 perché volevo darvi un paio di notizie che potrebbero interessarvi. La prima, quella che diciamo mi rallegra più di tutte, è il fatto che ho preordinato l'espansione River of Souls e passerò a prenderla direttamente il 25. E spero di potervela mostrare subito, al più presto insomma, con tutte le sue novità. E nel frattempo però la seconda notizia importante è che ci sono state le patch pre-espansioni. È stata fatta la prima patch 2.0 e come vedete già dal menu sono state modificate un sacco di cose, tra cui lo stesso menu appunto. La casa d'aste verrà rimossa, questo è il nuovo profilo che potete vedere, non so quanti si ricordano il vecchio, ma insomma c'è stato un bel cambiamento. Questi sono gli eroi, il paragon level è stato condiviso su tutti gli eroi, ora abbiamo un paragon unico per tutti gli eroi che giochiamo. Questi sono gli eroi che avevate visto anche l'altra volta. Le imprese alcune sono state resettate, andranno rifatte, ma ci si mette veramente poco. Questo è quando premete il tasto ESC, vi fa vedere l'eroe Nephilim attualmente in uso, ci stanno tutte queste cose che fa, vabbè, hanno anche le vecchie insomma. Partecipa a una partita. Nelle impostazioni invece abbiamo la campagna o l'avventura. L'avventura è una modalità che si sbloccherà attraverso l'espansione e è una modalità completamente diversa dalla campagna che poi mostrerò. Qui vabbè potete scegliere il vostro atto, la vostra partita, atto che volete giocare. Ripristina missioni, come leggete, clicca per giocare nuovamente la propria storia. Iniziare il gioco conferisce ricompense aggiuntive per il completamento delle missioni. Non l'ho fatto ancora sinceramente, però prima o poi lo provo. Partita privata pubblica, le difficoltà sono state cambiate. Abbiamo normale, difficile, esperto, maestro e tormento. Tormento poi abbiamo tormento 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per il momento. All'aumentare la difficoltà aumenta comunque l'oro aggiuntivo e l'esperienza aggiuntiva ottenuta. Anche se aumenta logicamente la difficoltà, se no che aumento sarebbe? Tormento 1 per il momento, caccia ai mostri, schermaglia, custodia della chiave, questo c'erano anche le altre volte. Partecipo a una partita, facciamo un giretto, vi mostro qualcosa che è cambiato e via. Piccolo caricamento. Espansione il 25 aprile, non vedo l'ora. Vede, sì, 25 aprile, che imbecille, 25 aprile mi ammazzavo, 25 marzo ragazzi. Vabbè, solita cosa. Allora ho cambiato pure le skill che usavo, ho cambiato i debinding su i tasti, non utilizzo più un 2-3-4 ma un 2-R, come su LOL. Allora, su R abbiamo il pipistrello, ho messo al posto del cinghiale, perché dà odio, che destina odio. Vedete qui già sono stati, diciamo, evidenziati i danni elementari che fa una skill. In questo caso pioggia vendicativa, c'è l'oscurato, che è la luna, fa danni da fulmine. Poi vi faccio vedere qualcos'altro, ad esempio provo subito a fare effetto. Tiro rapido, ecco questo veleno, come vedete, questo è fulmine, questo è veleno. Uniamoci, no, questo è vecchio stendardo, questo sta battendo già, andiamo. Sono state rifatte parecchie animazioni grafiche, il drop è stato sistemato, ci sta una patch not immensa, che però non so più a spiegarvi perché ci metterà in eternità, sinceramente. Però ve la link in descrizione nel caso voleste leggerla. Soliti vermoni dell'atto 3, un po' di lag come al solito, marchio. Per chi non è esperto di Diablo 3 potrebbe risultare un po'
complicata la cosa, anche perché ha smesso come me da tanto tempo. Vi giuro, sono rientrato e sembrava un altro gioco, non ci ho capito più niente. Una cosa figa che però vi posso dire della patch è il fatto che i leggendari adesso, vabbè, se ne droppano tantissimi, anche se prima insomma il volume drop era abbastanza alto, però adesso se voi droppate un leggendario che prima era di livello 10 massimo e lo droppate a livello 60 o 70, come sarà il cap dell'espansione, voi otterrete quel leggendario direttamente a livello 60 o 70, insomma il livello a cui l'avete droppato. Il che significa che oggetti che prima venivano utilizzati sui personaggi di livelli bassi, livello basso, adesso possono essere utilizzati anche su questi di livello alto. E nel frattempo subito un elite ciccione abbiamo incontrato, esplode Orda, buco temporale, pace ardente sono gli attributi che ha Stelite. È andata abbastanza bene. Un sacco di esperienza, anche perché, altra notizia molto importante, fino al 24 marzo avremo esperienza doppia per prepararci all'espansione, all'arrivo dell'espansione. Un'altra cosa molto figa che posso farvi vedere subito è questo. Punti eccellenza per ogni livello d'eccellenza otterrete un punto che viene messo una volta in base, una volta in offesa, una volta in difesa, una volta in utilità, che potrete spendere per personalizzare il vostro personaggio. Cambia da classe a classe, ovviamente, ognuna le sue. Io qui ho personalizzato un po' mettendo, vedete, 7 punti in destrezza, che mi dà più 35, 5 per livello, 5 per punto, 1 di vitalità, velocità di movimento, odio massimo, qui ho messo velocità d'attacco, ho messo probabilità di colpo critico. Potete personalizzare veramente come volete il vostro personaggio per renderlo unico. Intanto prendiamo il drop. Un'altra cosa che ho letto oggi, proprio notizia freschissima, è che forse reintrodurranno la ladder, che è una classifica come c'era in Diablo 2, però non sono stati svelati ancora i meccanismi e quindi diciamo rimane un po' in sospeso per il momento questa cosa. Non sappiamo veramente cosa aspettarci da questa ladder. Altro da 90 era un barba, un team. Se non lo sapete, poi con l'espansione metteranno anche un'altra classe che era il crociato, ovviamente sempre sia di genere maschile e femminile, e è il personaggio che vi mostrerò subito perché non vedo l'ora di farlo. Primo gameplay con l'espansione, vi giuro che c'è un crociato grosso come una casa. Comunque vedete che a Tormento 1 i mostri vanno già abbastanza bene, anche perché ho i miei 100k di danni e con i nuovi punti d'eccellenza ho acquisito un sacco di vitalità in più e anche le resistenze sono diventate tempra, come vedete da qui, che sono la quantità di danni che potete reggere. Mi è anche salita la vita, un bordello, cioè avevo tipo 20k, adesso ce ne ho 42. Allora, altro oh, goblin, come vedete in alto a sinistra c'è un goblin. Vediamo se ci droppa qualcosa di serio. Giù, 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 a morte. A morte goblin, via! Schiatto. Ok, allora. Due pietre, un'essenza e due gialli, che schifo. Un'altra cosa per cui non vedo l'ora che arrivi l'espansione è perché anche gli oggetti comuni, diciamo, del... Oh! Leggendario, attenzione! Sì, troverò subito un leggendario che ve lo identifica davanti agli occhi. Sarà uno schifo sicuramente, non va a aspettare niente. Infatti, destrezza, vitalità, velocità di movimento, aumenti di danni di tiro vincolante che non uso, resistenza al fulmine è un aggiuntivo. Tanto per estetica. Giallo vomito, per questo Demon Hunter. Vabbè, fanno schifo comunque.
Come vi stavo dicendo prima del leggendario, anche gli oggetti comuni, diciamo, del livello 70 saranno migliori di quelli di livello 60 di adesso. E quindi diciamo che è un modo anche per raggiungere quelli che non hanno mai smesso di giocare a Diablo, mentre chi come me ha fatto una lunga pausa, come quasi un anno diciamo, avranno modo di riprendersi. Questa è un'altra cosa che sinceramente penso introdurranno con l'espansione, anche perché non l'ho mai vista ancora. Questo è il tuo oro, va bene. I frammenti del sangue possono essere portati a Kadala in cambio di potenti oggetti. Kadala, da quello che ho capito, dovrebbe essere la mistica. La mistica è un artigiano che verrà introdotto sempre con l'espansione e che ci permetterà di incantare il nostro equip. Altra personalizzazione molto molto bella, a parer mio. Nel frattempo abbandonano tutti, adesso ammazzo sta capra, mori. Ok. Visuale piena su Demon Hunter, questi sono gli oggetti che ho raccolto finora. Parecchia gente manco li raccoglie gialli, però fanno sempre comodo gli uffici. Torniamo in città. Piccolo caricamento che prima non c'era. Questo pure è il libro di Kane, è stato introdotto ultimamente, serve a identificare tutti i leggendari una volta sola. I gialli non si identificano più rispetto a prima. Il solito gioielliere, e questo è sempre il mastro di rocca bastione che abbiamo conosciuto finora. E beh, ah, questo vabbè, ve l'avevo detto, poi come vedete c'è un'icona, esperienza ottenuta aumentare al 50% fino al 24 marzo, giorno prima dell'uscita dell'espansione. Questi 14 a cazzo, questi non li tengo, questi adesso probabilmente li incanterò, niente di, cioè non credo proprio di equipaggiarli, nel senso. I materiali li voglio tutti, sono una cassa fatta apposta, queste sono vuote, vabbè, un po' di tintura. Questo è un altro oggetto che ho trovato adesso ma non so che serve ancora, usato dal fabbro per creare l'oggetto leggendario afferratori. Penso sia un oggetto nuovo che verrà introdotto con l'espansione. Sinceramente non... l'espansione non è che abbia trovato... Boh, questo è un mistero che vedremo successivamente. L'ultima cosa importante che voglio dirvi è che hanno introdotto i clan e le community. Come vedete io partecipo diciamo alla comunità di Diablo per Italia e siamo tutti italiani e collaboriamo, ci diamo una mano, insomma. Anche i clan sono molto molto fighi, anche perché forse introdurranno una specie di guerra tra clan, vedremo. E beh, per ora non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video su Diablo 3, che sicuramente sarà il primo gameplay del crociato su Reaper of Souls. Ciao ciao ragazzuoli!